perché sicuramente diciamo, la mia vita, ho vissuto da sempre nel parquet, perciò è una parte assolutamente integrante della mia vita, è diventata anche diciamo così, l'attività principale della mia vita professionale. Sarebbe ora che anche in Italia si tornasse a parlare più appunto degli aspetti tecnici, degli aspetti diciamo così, legati alla materia prima, quindi alle sue qualità, le sue performance, tutto quello che appunto rende il legno una materia unica e veramente con un valore aggiunto elevato che tra l'altro ci dà la natura. Perciò se si tornasse di più a parlare di legno, secondo me anche tutto il settore si riqualificherebbe, visto che diciamo, ha delle peculiarità il prodotto parquet, tecniche, tecnologiche che devono essere affrontate da professionisti, non da improvvisati. Negli ultimi 6 anni ci siamo sforzati molto per realizzare per esempio il codice di trasparenza, che a nostro avviso era un qualcosa e deve essere un qualcosa che dà la corretta informazione, perché il problema oggi sul mercato è soprattutto la confusione, il caos, la disinformazione che c'è. Quindi non facciamo discorsi made in Italy o non made in Italy che riguardano altri ambiti. Vogliamo fare un discorso di chiarezza e di trasparenza, perché è giusto che il consumatore sappia quello che sta acquistando.